collo. Bravo! A Letti editore. Bene, procediamo allo svelamento della stele poetica di Mogol. Come tutti voi sapete, qui a Rocca Imperiale stiamo realizzando il primo paese della poesia in Italia e di anno in anno andiamo ad aggiungere nuovi capolavori della letteratura italiana e non solo, perché i testi di Giulio possono essere tranquillamente considerati delle vere e proprie poesie, in differenza appunto di tipo letterario, e questa stele si va ad aggiungere a quella di Odorowski, di Ferlinghetti, di Alda Merini, di Dacia Marini, tutti gli altri artisti che hanno aderito a questo progetto. Adesso procediamo allo svelamento. Giulio, allora. Sì. Come casa editrice diciamo, abbiamo la deformazione professionale di fare le correzioni delle bozze più volte. Diciamo è un po' particolare, no? Avere un territorio dove utilizziamo le poesie, è una poesia, anche se musicata, come arredo urbano, no? Dove il testo in qualche modo esce dal consueto spazio d'azione per incidere apertamente sul piano sociale di un'intera comunità. È l'idea perché tanto è un grande onore per me ritrovarmi sopra questo muro con questa scritta. E poi penso che qualcuno magari di sera, quando fa meno caldo, possa leggere questi scritti, e quindi è un modo di divulgare la poesia, la letteratura. L'idea che penso rimarrà nel tempo. Proprio per questo vi ringrazio. Adesso andiamo su a fare lo svelamento, lascio un attimo la parola al sindaco per un saluto. Ma un saluto particolare e caloroso al maestro Mogol per averci dato questo grande onore e questo grande piacere di essere qui a Rocca Imperiale. Un ringraziamento ancora all'editoria Letti per questa importante iniziativa da noi sostenuta e da noi patrocinata con grande convinzione. Questa sera all'ombra del nostro castello sveliamo una seconda stele. Questa è una stella per noi particolarmente importante perché all'ombra di queste parole tanti di noi hanno costruito i loro sogni e hanno costruito quelle che poi sono state emozioni per davvero che ci siamo portati a spasso lungo i nostri anni. L'altra sera, qui un po' più giù, abbiamo svelato un'altra stella, quella di Alessandro Quasimodo, figlio di Salvatore Quasimodo, premio Nobel. Quindi due stele importanti che arricchiscono ulteriormente questo percorso, il percorso che poi porta il nostro maniero. E io penso che queste siano le tracce davvero della nostra presenza, della presenza ormai di un concorso che non parla solo alla nostra comunità, ma di un concorso che è andato oltre i confini. E le presenze, l'altro ieri di Alessandro Quasimodo e oggi di Mogol, non sono altro che pietre miliari che conserveremo nel tempo. Grazie.